Mi chiamo Frédéric Noiret, sono nato in Francia, dalla quale mi sono spostato per venire a Cremona a studiare. Ho studiato con i maestri Scarpini, Amighetti e Francesco Bissolotti, col quale mi sono diplomato nel 1982. Pochi anni dopo mi sono spostato a Parma, dove tuttora risiedo e lavoro da ormai quasi 40 anni. E dedicandomi alla costruzione degli strumenti con questo obiettivo di dotare i miei strumenti delle stesse qualità di unicità e di personalità che ritrovo negli strumenti del Settecento cremonese antico. E quindi mi considero quasi un po' come un investigatore, no? Perché sono sempre alla ricerca del gesto giusto e della giusta visione per riuscire ad avere questa qualità. Ecco, questo fondamentalmente è quello che sono io. Il mio laboratorio si trova in centro, a Parma, i parmigiani dicono nell'Oltretorrente, quindi è una zona storica di Parma. Non ho una vetrina, una bottega in un cortile, perché proprio mi piace lavorare raccolto e concentrato su quello che faccio. Quindi proprio per questo motivo, non avendo una vetrina, partecipo al Salone, a Mondo Musica, perché per me è come avere una vetrina, ma non solo in una città, in tante città d'Italia, d'Europa e del mondo, no? Quindi è molto interessante e quello che mi interessa è vedere la reazione dei passanti, quindi se parliamo di vetrine, perché con l'osservazione io penso che uno strumento deve prima di tutto provocare sentimenti, emozioni, no? Deve prima colpire l'occhio, poi l'orecchio ovviamente, subito, e allora il rapporto, la connessione, il discorso, la conversazione può nascere in modo molto spontaneo, molto bella e di solito molto arricchente per entrambe le parti. Gli strumenti presentati solitamente presenta l'ultima produzione, quella fatta durante l'anno, perché sono sempre alla ricerca di migliorare, di miglioramenti, un po' come in Formula 1, diciamo, vuole sempre andare oltre. E quindi, per esempio, ho qua due violini, di cui uno l'ho costruito in un modo ancora che richiama molto i canoni cremonesi, lo Stradivari, quindi molto classico. Mentre invece questo altro violino l'ho disegnato interamente, quindi un modello è il risultato appunto della mia ricerca più avanzata, diciamo così, e vedendo il risultato dei due strumenti mi danno informazioni su come andare avanti, tenendo conto anche appunto, come dicevo prima, dell'attitudine, dell'atteggiamento del pubblico, di come reagisce davanti a questi due strumenti. E poi c'è una viola piccola, sto cercando di fare viole piccole ma con un grande suono, come se fosse grande, quindi anche questa è un'altra ricerca che porto avanti da anni. E un violoncello. Ovviamente un sito web, perché bisogna essere moderni, costruito da mia figlia, tra l'altro, che mi ha fatto questo piacere, e che si chiama violino.guru, è un nome impegnativo ma ha insistito per questo nome, ma mi piace tutto sommato. E sono anche su Facebook, non sono un grande amatore dei social, però anche lì, ovviamente, per rimanere in contatto col mondo moderno mi sono adeguato, diciamo. Quindi posso essere trovato su Facebook quanto su internet.